Massimiliano Boschi è autore di un libro, esale edizioni Gema, che si intitola La violenza politica in Europa dal 1969 al 1989. Massimiliano è ricercatore presso il CEIDOST, che è il Centro di Documentazione Storico-Politica sullo Stragismo, e ha elaborato questo testo che è articolato in due parti essenzialmente, una prima parte di cronologia e una seconda parte di schede. Io vorrei chiederti innanzitutto che cosa si intende per violenza politica nella specifica accezione adottata per questo volume. Quando abbiamo deciso di elaborare questa cronologia, che pensiamo sia uno strumento utile per studenti, giornalisti, ma anche per non addetti ai lavori, abbiamo cominciato a pensare a quale metodo utilizzare. Ci sembrava troppo riduttivo utilizzare il termine terrorismo. Per atto di terrorismo, il SISDE, nel suo sito internet, scrive testualmente: per atto di terrorismo si intende un'azione violenta, politicamente motivata, volta a colpire obiettivi di valore simbolico e destinata anche a intimidire un uditorio bersaglio, riconducibile socialmente o politicamente all'obiettivo primario. L'atto di terrorismo, a differenza di quello di violenza politica, ascrivibile a individui o gruppi che tendono ad agire a viso aperto, e di quelli di guerriglia, attuati con strumenti logici paramilitari, viene di solito compiuto da individui o gruppi operanti in clandestinità. Ecco. A noi sembrava che in questa tecnologia dovessero esserci anche gli atti di violenza politica, cioè quelli compiuti dalle forze dell'ordine o comunque da gruppi non clandestini. Questo spiega anche l'inizio della cronologia nel 1969. Non si comprende niente del fenomeno terroristico o di violenza politica in quegli anni senza tener conto anche degli atti di violenza compiuti dalle forze dell'ordine, dai carabinieri o dall'esercito britannico in Irlanda, per esempio. E questo, e come mai, perché ci sono questi due termini cronologici? Perché inizia nel 1969 e perché finisce nel 1989? Inizia nel 1969 perché è nel 69 che iniziano i Troubles in Irlanda del Nord, iniziano le prime rivolte in Irlanda del Nord e in Italia inizia la strategia della tensione. In tutto il resto d'Europa, soprattutto in Europa occidentale, tutti i gruppi di rivoluzionari, ma assolutamente legali, soprattutto dell'estrema sinistra europea, lentamente si incamminano verso la strada della lotta armata, chi più velocemente e chi più lentamente. Per questo abbiamo deciso di iniziare nel 1969. Chiudiamo nel 1989 perché col crollo del muro di Berlino naturalmente tutto cambia completamente. Lo scenario cambia in maniera complessiva, l'Europa cambia in maniera complessiva e tutti i gruppi di estrazione marxista-leninista o anarchica via via smettono le loro attività e nasce in maniera più decisa il terrorismo di matrice integralista islamica. Parliamo quindi di un solo ventennio, però è un ventennio che ha dato adito a una cronologia molto nutrita, perché siamo riusciti comunque, pur utilizzando un corpo di interlinee molto fitti, ad avere oltre 170 pagine di cronaca pura, di cronologia essenziale. E io volevo sapere, tu mi avevi specificato comunque nella prefazione del testo che è stata fatta una selezione, quindi questi non sono tutti gli episodi di violenza politica, ma episodi che rispondono a criteri specifici. Quali criteri hai scelto per fare la selezione? Ecco, questo penso sia la vera forza del libro. È una cosa che dimostra come tutto quello che è accaduto in quegli anni, o gran parte di quello che è accaduto in quegli anni, sia stato dimenticato. La selezione è stata quella di riportare solo gli attentati con vittime mortali. Per cui non ci sono tutti gli attentati, ma quelli solo che hanno causato vittime. E sono soprattutto ovviamente in Europa occidentale. Bene, nonostante questo, all'interno ci sono 1.000 schede, ci sono 1.000 attentati, tra cui per dire la strage di Bologna, che solo quella sono 85 morti. Quindi si può parlare di una guerra a bassa intensità, perché per esempio noi non abbiamo inserito tutti i morti causati dai Troubles o dai conflitti in Irlanda del Nord, che sarebbero solo loro 3.000, sempre nei 20 anni presi in esame. Per cui ci sembra che questa sia la vera forza di una cronologia, perché dimostra come purtroppo concentrandoci sul nostro orto locale ci si dimentichi come il fenomeno terroristico, comunque dello scontro politico violento, sia un fenomeno che ha coinvolto gran parte dell'Europa occidentale. Tra l'altro, la caratteristica saliente è che non solo sono attentati con morti, ma sono attentati cui i morti hanno un nome e un cognome e quindi un'identità Esatto. specifica. Tu
Tu quali fonti hai utilizzato per riuscire a produrre questa cronologia? Beh, naturalmente tutta la stampa, i principali giornali della stampa quotidiana italiana, penso a Repubblica, Corriere della Sera, Stampa e Unità, in cui sono stati selezionati quando possibile i nomi delle vittime, e il luogo, insomma, che avesse una descrizione abbastanza precisa dell'accadimento. Poi è stato utilizzato soprattutto per la questione nordirlandese un sito internet che è il Kane, che riporta tutte le vittime di qualunque fronte politico del conflitto irlandese. Poi sono state utilizzate tutte le cronologie disponibili sull'argomento in italiano, in francese o in spagnolo, e alcuni testi specifici per completare qualche anno in cui magari l'attenzione era sui quotidiani ad altri argomenti, per cui non si davano molte notizie riguardanti gli attentati, faccio per dire dell'ETA piuttosto che di Action Direct in Francia. E tra l'altro, per dare il giusto merito al tuo lavoro, c'è anche il fatto che non ci si è limitati a fare uno spoglio delle notizie, ma anche poi a fare una verifica spostata sulle giornate seguenti agli avvenimenti, per accertarsi della veridicità della rivendicazione, piuttosto che il fatto che le indagini non avessero poi rivelato in realtà un'origine diversa da quella inizialmente ipotizzata. Quindi è stato un lavoro, diciamo, di incrocio delle informazioni incrociate. Un'altra caratteristica saliente del testo sono queste schede, sono sei schede che sono messe immediatamente dopo la cronologia e che parlano di sei fatti, che però preferirei spiegassi tu per ragionare la scelta. Intanto abbiamo aggiunto, oltre alla cronologia, l'indice delle organizzazioni citate, che sembrava uno strumento essenziale per comprendere il tutto. Qui ci sono circa, se non sbaglio, 200 organizzazioni citate, che sono quelle coinvolte a vario titolo, citate a vario titolo nella cronologia. E tra l'altro che sono organizzazioni che spaziano attraverso tutti i colori politici. Esatto. Ci sono dell'estrema destra e dell'estrema sinistra. Per ritornare alla domanda sulle schede, io, oltre a svolgere l'attività di ricercatore, sono anche un giornalista e quindi volevo rendere maggiormente appetibile e renderlo più leggibile il testo. Per cui ho inserito sei schede su sei attentati diversi che ritengo emblematici. Cioè sono per spiegare anche che il terrorismo ha una tradizione di un certo tipo e che l'attenzione che viene data adesso al terrorismo a volte non fa i conti col passato, e per evidenziare come per esempio una scuola era già stata presa in ostaggio da bande di terroristi già più di 30 anni fa, erano i separatisti ambonesi in Olanda, naturalmente un argomento trattato pochissimo da qualunque testo sul terrorismo in Europa. Oppure ho riportato la scheda dell'attentato a Margaret Thatcher, ho riportato ovviamente la scheda sulla strage di Bologna del 2 agosto 80 e ho riportato una scheda su un attentato in Spagna, perché anche in quel caso ci si era chiesti se era stato un attentato di matrice islamica o dell'ETA. In quel caso si era pensato alla matrice islamica, invece poi è risultato essere un attentato dell'ETA, quindi l'esatto contrario di quello che è accaduto l'11 marzo scorso. L'idea è quella di appunto collocare storicamente gli avvenimenti e di portarci un ricordo di quello che era già stato, per anche evitare di leggere in maniera errata certi titoloni della grande stampa o certi editoriali che fanno nascere, sembra che il terrorismo sia nato l'11 settembre e da lì debba nascere automaticamente uno scontro di civiltà. Il terrorismo c'era anche prima. Che è un problema, tra l'altro, che si pone anche quando la stampa attuale, cioè il sistema della comunicazione, tratta di attentati compiuti nel tempo andato che tornano poi d'attualità adesso. C'è un elemento di distorsione nelle analisi che si fanno? Sì, questo è un fatto soprattutto italiano. Purtroppo in Italia il dibattito sugli anni di piombo, come vengono definiti dalla grande stampa, è bloccato. È fermo dagli anni 70 a oggi, non ci sono stati grossi sviluppi, non ci si riesce a ragionare a mente fredda, nonostante gran parte dei processi siano andati conclusi, ci siano state delle condanne, e le persone condannate adesso si trovano assolutamente, se non a piedi libero, in regime di semilibertà, per cui ci sarebbe forse la possibilità di ragionare e per comprendere meglio quegli anni, ma al di là, non lo so, in Italia è così, funziona così, ha funzionato così anche per la Seconda Guerra Mondiale. Il fenomeno della resistenza allo stesso modo non riesce a sottrarsi da discussione politica che sembra ferma al 1948, l'anticomunismo è un cavallo di battaglia
anche attuale. Ritornando un pochino al periodo di cui si occupa la cronologia del libro, cioè dal 1969 al 1989, se tu dovessi inquadrare questa cronologia e tracciare un quadro, uno spaccato dell'epoca, quali sarebbero i dati salienti? È difficile, perché quello che non si riesce a comprendere, questo infatti è il primo strumento per un'indagine che dovrà essere più approfondita, è la differente incidenza dei vari gruppi politici di lotta armata sulla società del tempo, sulla società francese per quello che riguarda i gruppi francesi, o sull'ETA in Spagna, o sulle Brigate Rosse, o le versioni di destra in Italia. Da questo punto di vista si può ragionare solo su quello che è stato il fenomeno in Italia, e lì si ritorna al discorso di prima. È tutto molto complicato, perché tutte le stragi cosiddette della strategia della tensione, cioè quelle in cui molto probabilmente c'è stato lo zampino dei servizi nei depistaggi, se non nel finanziamento e nell'aiuto di alcuni gruppi, naturalmente si parla di servizi deviati, rende tutto molto complicato. Naturalmente le bombe fino al 1973 avevano una matrice di un certo tipo, ma erano fatte passare per bombe della matrice di un altro tipo. Questo ha distorto tutto il dibattito successivo, ha fatto in modo che la memoria, per esempio, di Piazza Fontana, della strage di Piazza Fontana, sia una memoria soprattutto politica. L'attentato viene ricordato purtroppo solo da un gruppo molto vicino ad alcune posizioni politiche. Sicuramente viene ricordato dagli anarchici, perché erano stati ingiustamente accusati della strage, perché Giuseppe Pinelli vola giù dalla finestra della questura il 15 dicembre. Però non è una memoria collettiva degli italiani, è un'indagine compiuta a Milano qualche anno fa, dimostrava come nelle scuole a Milano si pensasse che la strage di Piazza Fontana fosse fatta dalle Brigate Rosse. Il CEDO adesso sta organizzando un sondaggio simile nelle scuole bolognesi, vedremo cosa salterà fuori, vedremo se gli studenti sapranno rispondere: i nuclei armati rivoluzionari dell'estrema destra hanno collocato una bomba in una sala d'attesa di una stazione, oppure ricorderanno male. C'è stato un grande lavoro di rimozione, naturalmente. È un esito non molto dissimile dai risultati milanesi, lo ha dato il sondaggio fatto a Brescia per la strage di Piazza della Loggia, di cui è stato il trentennale nel 2005, nel 2004, e tutti quanti, appunto in maggioranza, propendevano per attribuire la responsabilità alle Brigate Rosse, probabilmente perché, diciamo, c'è una conoscenza un po' confusa o che si è lasciata confondere intenzionalmente. Tra l'altro, noi abbiamo accennato prima al rapporto tra terrorismo e guerra, e adesso diciamo che il terrorismo è visto come una delle ragioni di guerra, sia perché la provoca, sia perché sembra che la guerra sia la reazione necessaria per soffocare il terrorismo. Questo è un argomento che ti tocca in qualche modo. Sì, la dimostrazione è che, allora, qualcuno lascia una valigia piena di esplosivo il 2 agosto 1980, il primo sabato di agosto, in una stazione, la più grande, diciamo, il più grande nodo ferroviario d'Italia, fa 85 morti e 200 feriti, vengono individuati colpevoli e condannati all'ergastolo. Ora si trovano in regime di semilibertà, sono spesso intervistati, girano per le varie televisioni o per vari dibattiti nazionali. L'attentato alla TAC è stato compiuto dall'IRA, il responsabile, colui che materialmente ha messo la bomba, è stato rimesso a piede libero dopo alcune trattative tra il governo britannico e l'IRA. Altri, di cui racconto nelle schede che sono inserite nel libro, sono stati individuati e poi dopo 10, 15 anni, 20 anni di carcere rilasciati. Eppure l'IRA non ha più la forza e la violenza di prima, anzi ci sono delle trattative di pace in corso, le Brigate Rosse, nonostante qualche colpo di coda di alcuni fanatici, sono state sconfitte, non attraverso un forte regime repressivo. Cioè, c'è stato anche quello, ma quello che ha sconfitto il terrorismo in Italia è stata la risposta democratica e popolare. Non si è mai risolto niente con una risposta forte, anche perché, seguendo la logica di chi adesso bombarda gli stati che ospitano i terroristi, sconfiggere il terrorismo degli anni 70 porterebbe a un'auto a dichiararsi guerra in un certo senso, cioè bombardare o Roma o Milano perché ospitava frange di terroristi. Non è certo con la guerra che si sono risolte queste cose, il conflitto in atto dimostra che anzi il terrorismo dalla guerra affonda le proprie radici lì.
Rimanendo sempre nel tema del terrorismo, che è comunque poi, diciamo, sostenuto un po' da questo testo, c'è anche il fatto che alcuni episodi di terrorismo recentemente ci sono stati scoperti ordigni inesplosi, piuttosto che si hanno avute piccole esplosioni dislocate. Qual è il rapporto adesso con il terrorismo, il rapporto almeno dei mezzi di informazione con il terrorismo? Sì, qui purtroppo si considera tenere la guardia alta, dare enorme spazio al primo anche cretino che lascia una borsa, una pentola a pressione piena di polvere da sparo da qualche parte, che è un atto assolutamente condannabile, ma che difficilmente si può ricollocare nella tradizione terroristica o di violenza politica di cui ho trattato nel libro. Si dice: noi diamo ampio spazio, così vogliono le forze dell'ordine, a questi atti per, come dire, stroncarli sul nascere. Io ho dei dubbi che questa sia una strategia vincente, perché fa una grande confusione, perché intanto da altre parti del mondo i terroristi compiono massacri molto sanguinosi e al lettore medio, presumo, faccia un po' storcere la bocca a trovare il titolone su tubo ripieno di polvere da sparo lasciato su un davanzale e di fianco magari due righe su bomba in Indonesia o in Pakistan, 50 morti. Questo secondo me lascia e disorienta soprattutto il lettore. In qualche modo anche lo abitua probabilmente a sentire, esatto, questa notizia, abbassando la soglia d'attenzione. Io ti farei un'ultima domanda, che questo è il mio parlato di questo testo, fatto di una cronologia, di una appendice fatta di schede e poi di una presentazione dettagliata dei gruppi che hanno agito. Qual è il pubblico di riferimento per un libro di questo tipo? Ma l'idea è che ci sia un pubblico non solo di addetti ai lavori, perché chiunque voglia interessarsi di questi argomenti ha bisogno intanto di una bibliografia. Cioè, cosa mi vado a leggere per saperne di più? E lì c'è una bibliografia nutrita su tutti i paesi presi in esame. Poi ha bisogno di sapere ricollocare temporalmente gli avvenimenti, e qui li trova divisi per anni con il massimo delle notizie possibili, quelle che naturalmente la grande maggioranza delle notizie e dei dettagli le si trovano poi nella bibliografia indicata nel fondo del libro. E poi l'indice delle organizzazioni citate ricolloca in un certo senso anche la matrice dell'attentato. Sapere che un attentato è stato compiuto da un'organizzazione marxista-leninista di lotta armata piuttosto che da un gruppo eversivo di destra in qualche modo incomincia a ricollocare l'attentato. Per cui è un punto di partenza per il pubblico più vasto, ed è uno strumento, pensiamo, utile invece per gli addetti ai lavori, per il giornalista che non si ricorda magari in quel momento quando è stato compiuto quell'attentato e ha paura di fare delle gaffe. Faccio un esempio: su una notissima enciclopedia di storia, collana di storia d'Italia, pubblicata da un grande editore torinese, chi si occupa del terrorismo inverte le date tra la strage di Ustica e quella del 2 agosto. Noi pensiamo che uno strumento come questo possa essere tascabile, essendo tascabile, molto di facile lettura, possa evitare questo tipo di problemi. Grazie mille Massimiliano, grazie. A presto.